Per la maggior parte degli italiani, il termine Langhe indica una zona collocata genericamente in qualche parte del Piemonte, nota per il vino e i tartufi. In effetti si tratta del territorio compreso tra i fiumi Tanaro e Bormida, formato da Bassa, Media e Alta Langa, una terra di interesse mondiale, tanto che dall'anno prossimo diventerà patrimonio dell'UNESCO. Il nostro viaggio alla scoperta delle Langhe, che secondo i locali sta per lingue di terra, a bordo della 308 Allure 2000 Blue HDI 150 cavalli, parte da Alba, con le alte torri che la identificano da lontano, il cuore della Bassa Langa, quella dei grandi rossi piemontesi e del tartufo bianco. La strada che attraversa la Bassa Langa offre scorci affascinanti, come il poderoso castello di Roddi, che sbuca a massiccio sopra i tetti delle case. E come la Morra, la sua piazza principale è una sorta di balcone su una spettacolare teoria di colline e vigneti. Un viaggio nelle Langhe è tutto un saliscendi dalle colline, in cui si apprezza la grande elasticità del motore della 308, mentre ci arrampichiamo su una delle 12 colline delle Langhe, quella che porta a Barolo, paese del re dei vini, in permanente conflitto enologico con Dogliani, capitale del Rosso Dolceto. Ma sia Barolo sia Dogliani devono tutto a un altro paese della Bassa Langa, Grinzane, che per 17 anni ebbe per sindaco Camillo Benso, conte di Cavour. Fu lui che da questo abitato stretto attorno al castello ingaggiò esperti francesi per selezionare i vitigni e affinare i processi di vinificazione. La strada che sale fino ai quasi 750 metri di Murazzano, centro dell'Alta Langa, è una sorta di misto veloce che permette di apprezzare l'ottima tenuta di strada della 308, frutto di una corretta taratura delle sospensioni e degli ammortizzatori che assorbono senza problemi i tanti avvallamenti dell'asfalto. Il paesaggio cambia rapidamente, più selvaggio, più naturale. La coltivazione della vite cede il posto alla coltivazione della nocciola, la tonda gentile delle Langhe, base dei gianduiotti e del torrone, e all'allevamento delle pecore. Proprio Murazzano dà il nome a uno dei famosi formaggi DOP piemontesi, un formaggio a pasta fresca, prodotto da latte misto di mucca e pecora. Il percorso di ritorno verso Alba si snoda lungo strade strette e ardite curve per non perdere quota e seguire il profilo alto delle colline. Un tracciato che la nostra 308 affronta con spavalda sicurezza, con lo sterzo preciso che segue fedelmente la traiettoria impostata, garantendo nel contempo il massimo del comfort ai suoi passeggeri. La strumentazione alta, poi, fa sì che l'attenzione del guidatore sia sempre concentrata sulla strada, avendo però sempre sott'occhio le indicazioni principali. All'improvviso, il panorama si apre all'intero arco delle Alpi piemontesi. Uno spettacolo mozzafiato, dall'Argentera al Monviso, fino al Cervino e alla massiccia sagoma del Monte Rosa. Sull'altro lato della strada, ripidi canaloni che sembrano precipitare verso il basso. Per raggiungere Alba si passa da Serra Lunga, costeggiando le tenute e le cantine di Fontana Fredda, volute nel 1878 da Emanuele di Mirafiori, figlio del re Vittorio Emanuele II, e da Castiglione Falletto, dominata dalla splendida fortezza medievale passata ai Savoia all'inizio del 600. Il nostro itinerario termina nella medievale Piazza Risorgimento di Alba. Qui si tiene settimanalmente uno dei mercati più antichi di cui si abbia memoria. La sua esistenza, infatti, è ricordata in alcuni manoscritti del 1171.